Oggi, sempre a proposito dei mondiali antirazzisti, siamo andati ad intervistare dunque i ragazzi che hanno partecipato ai mondiali antirazzisti con la squadra del centro giovanile Blogos e sentiamo cosa ne pensano direttamente dalla loro voce rispetto a questa esperienza. Nell'ordine sentiremo Robert, Mario e Denis. Perché sono importanti secondo te i mondiali antirazzisti? Cioè? Per far vedere all'altra gente che il razzismo, cioè, è una cosa inutile, che non serve. Mi è stato impresso perché i più grandi con noi, cioè, ci davano un po' di vantaggio, visto che erano più piccoli, loro ci hanno dato più di vantaggio, non hanno giocato come i veri giocatori, cioè contro più grandi. Quello mi è piaciuto perché loro sono stati onesti, perché loro non hanno preso che noi siamo grandi. Secondo me sarebbe meglio che partecipano a più persone così capiscono cosa vuol dire. Sarebbe meglio. Più persone e Sì, più quindi squadre, più stranieri, più ci ge anche gente razzista. Sì. dovrebbe essere costretti a No, a vedere, vedere a giocare giocare, a vedere. contro gli scuri di pelle. Ciao Mario. Ciao. Allora, tu hai fatto parte della squadra del centro giovanile ai mondiali antirazzisti di Sì. quest'estate. Cosa ti è sembrato di questa È manifestazione? stata una manifestazione molto bella, ci siamo divertiti tutti, anche se non è andata bene, e un'esperienza che rifarei molto volentieri perché comunque è stato un modo per conoscere altri paesi, altri modi d'uso, eccetera. Che Quindi di cosa ti resta di questo evento, oltre al calcio? Cioè. comunque bisogna avere rispetto per tutti, non bisogna distinguere dalla pelle, dal modo di fare o qualsiasi altra cosa, bisogna comportarsi bene con tutti e farsi rispettare e C'è qualcosa che ti è rimasto impresso di più dei mondiali, del clima dei mondiali? rispettare. Come si chiama? Il feeling tra i vari paesi. Allora, ciao Dennis, tu hai Ciao. partecipato con la squadra dell'Ex Tiro Sì. ai mondiali di antirazzisti che si sono svolti quest'estate Sì. a Casalecchio. Cosa ne pensi dei mondiali? A me mi sono piaciuti perché conoscevi molte persone, arrivavano da tutto il mondo e una bella attività perché puoi conoscere più persone. Sia lo sport, sia la parte del mondo che mi piace, perché conoscere altre lingue, fare amicizie è bello. Com'è stato giocare con le regole dei mondiali antirazzisti che sono un po' diverse rispetto a quelle Del del calcio è calcio? stato un po' difficile, però ci siamo abituati alla fine perché dovevi giocare, sennò o non giocavi o stavi a casa. Ok, anche il fatto che non ci fosse l'arbitro ti sembra una cosa interessante? Sì, però è meglio quando c'è l'arbitro, perché se non c'è l'arbitro non rispetti le regole e va a finire che non va bene per tutte e due le squadre. Ma ci sono stati problemi da questo punto di vista ai No, mondiali? però delle volte, cioè tipo se la palla è andata fuori, loro dicono che non è andata fuori, possono fare anche gol. E un'altra cosa, pensi che siano importanti i mondiali antirazzisti per la lotta contro il razzismo? Sì, penso che sia importante così, perché il razzismo è diffuso in tutto il mondo e possono dire che non va bene il Ok. Hai mai assistito a... Tu giochi a calcio, Sì, giusto? A problemi di questo tipo nel calcio, Sì, cioè. molte volte. Vuoi raccontarmi qualcosa? Non so se ne Sì, conosci. c'è stato. C'è stato una volta che abbiamo fatto una partita di calcio. Nell'altra squadra c'era l'altro giocatore di questa squadra che era di colori, ce n'erano due o tre. Allora gli hanno fischiato contro, gli hanno detto mandatemene al vostro paese che questo non va bene. Dobbiamo essere amici con tutti, dobbiamo aiutarci con tutti e Qual è la cosa che ti è rimasta dentro, oltre al calcio, oltre alle partite? Quella cosa che ti ricorderai di più di questa esperienza? Era la prima volta che facevi i mondiali sì, di questa antirazzisti. esperienza mi rimanerà il ricordo che è stato bello, che si è conosciuto molti ragazzi giovani, tra l'altro. E mi è piaciuto anche vedere come giocano anche gli altri giocatori, tipo dei paesi poveri, tipo gli africani, gli asiatici, eccetera, eccetera.
giocare con i tuoi compagni di squadra, come ti sei trovato? Mi sono trovato bene, era giusto, cioè eravamo tutti, chi giocava un tempo non se la doveva prendere perché dovevano capire che era una cosa per l'antirazzismo, che anche se non giocavano una partita o se non giocavano un tempo non si doveva arrabbiare. E quando avete perso le partite però non era, cioè avete, non era tanto, non è, io ho reagito bene, però per gli altri, chi non ama perdere,